Vicepresidente Luongo, anche la Camera di Commercio ha partecipato al 12° congresso regionale della WILTUX per affrontare i temi legati al turismo. Sì, il confronto, soprattutto con le parti sociali, è sempre un momento interessante e prezioso. La Camera di Commercio, con il Presidente Fiola, guarda con massima attenzione i momenti di confronto come questo, soprattutto in un momento congressuale dove c'è anche il rinnovo degli organi, è un segnale di attenzione e di rispetto, soprattutto anche sui contenuti. Oggi la formazione professionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la parità di genere, il PNRR, ma soprattutto il turismo e i contratti, il rinnovo dei contratti di lavoro sono i temi sul tavolo e su cui ci giochiamo non solo il futuro, ma proprio il presente della nostra economia. I dati ci dicono che negli ultimi mesi c'è un boom di turismo nella regione Campania e sarà così anche per tutta l'estate, un buon segnale di ripresa dopo 2 anni difficili, nonostante la crisi della guerra. Assolutamente, c'è un boom turistico, un rilancio economico, una grande opportunità, sta a noi poterlo catalizzare, sfruttare. Le nostre strutture non sono adeguate a questa massa turistica che certamente potevamo prevedere. Dobbiamo fare tutti quanti la nostra parte. Una forma di cabina di regia è un luogo comune che spesso viene abusato, ma mai come su questo tema occorre, soprattutto con le associazioni datoriali e le associazioni sindacali che sono d'altra parte l'ossatura e il confronto deve iniziare da oggi. Cosa ne pensa lei degli operatori di settore che lamentano la mancanza di lavoratori nel settore del turismo? Concordo con quello che diceva la UIL, bisogna capire qual è il tipo di contratto e qual è la paga, perché il lavoro ha una dignità di costo. Soprattutto ci sono dei problemi del reddito di cittadinanza che andrebbe riformato con un reddito di apprendistato, cioè dare i fondi sì ai giovani, ma attraverso le imprese, attraverso il lavoro, perché il lavoro deve avere la sua dignità, soprattutto attraverso i giovani.